Grazie a voi che avete accompagnato questa prima consegna e grazie a tutti coloro che si adoperano nell'istituto e fuori per la salvaguardia di quanti sono ammalati. La Vergine Maria che custodisce questa casa custodisca noi, voi e tutti coloro che sono ammalati nel tempo. E grazie a voi operatori della struttura Oasi che stabilmente vi muovete per portare avanti la salvaguardia di questi ragazzi. Buon fine anno e buon anno a tutti voi, grazie di cuore. È un momento davvero di grande emozione, soprattutto per noi operatori sanitari che abbiamo visto sul campo cosa significava la diffusione di questo problema che quest'anno ci ha coinvolti così pesantemente e da cui siamo usciti con uno spirito di gruppo fortissimo e con una dimostrazione di professionalità, per cui ringrazio tutti i miei colleghi, ma tutti quanti coloro che ci hanno aiutato in ogni modo. Da questo momento penso partirà proprio un nuovo inizio e speriamo che sia davvero l'inizio di un anno ben diverso da quello che abbiamo passato finora.